E allora diamo il via, facciamo partire la 38esima edizione di Vivi Città insieme, facciamo questo countdown partendo da 3, pronti? 3, 2, 1, via! Vivi Città! Via alla edizione numero 38 del Vivi Città di Roma. È partito la 36esima edizione del Vivi Città. Una grande manifestazione, un serpentone, posso immaginare in questi momenti, avendo vissuto tante Vivi Città, ovviamente sul campo, come si suol dire, la gioia dei nostri dirigenti e dei nostri volontari. Ovviamente un grande ringraziamento a tutta la nostra rete associativa, alle associazioni, alle società sportive, ai volontari, a tutte le associazioni di terzo settore che ci danno una grossa mano sui percorsi. La corsa dei diritti, questo è il sottotitolo che abbiamo scelto quest'anno per Vivi Città, ancora una volta per impegnarci sulla promozione dei diritti, sull'accesso alla pratica sportiva, sulla pace, sulla sostenibilità ambientale, un altro tema fondamentale che ovviamente ha dato il via a Vivi Città. Avete aperto questa edizione con una presentazione in una scuola, il Liceo Newton di Roma. È stata una scelta ben precisa anche per parlare, oltre ovviamente ai diritti, a un altro diritto importante, quello che è proprio lo sport nelle scuole. Lo abbiamo fatto presso il Liceo Scientifico Newton di Roma. E sport ed educazione, ecco, sono due facce della stessa medaglia. Sin dal primo momento ovviamente l'attenzione verso i più giovani, verso il mondo della scuola è stata sempre alta e crediamo che in questo momento ci sia proprio bisogno di rilanciare questo, perché l'attenzione della WISP, un'associazione di promozione sociale e sportiva, deve essere alta anche nei confronti delle nuove generazioni. 10 chilometri è la misura su cui correranno gli atleti, le atlete agoniste, e poi come sempre alla manifestazione appunto competitiva si affianca la passeggiata ludico-motoria aperta a tutti, e ancora una volta saranno veramente decine di migliaia le persone, famiglie, bambini, meno giovani che parteciperanno nelle nostre 34 città. Vivi Città Porte Aperte, che tornerà quest'anno nelle carceri italiane, tante giornate dedicate a questo. Sì, proprio così, dicevamo appunto della partenza avvenuta presso la casa circondariale di Ragusa, poi la Vivi Città presso la casa di reclusione di Verziano a Brescia, nel carcere di Catanzaro, poi il 22 aprile sarà la volta del carcere Gozzini di Firenze e poi via via sino ad arrivare alla fine di maggio per completare Vivi Città. E a quel punto avremo corso e camminato in ben 21 istituti penali italiani. Ancora una volta è Pescara
la città più veloce. Sul gradino più alto del podio femminile sale Marika Monaldi, mentre sul gradino più alto del podio maschile sale un atleta italiano di origini del Burundi, Léonce Bukuru. Vivi Città che torna in grande spolvero, finalmente, poi diciamo, dopo gli anni di Covid. Ben 34 città, centri urbani, ma non solo, sono stati la sede di questa manifestazione podistica che mette insieme lo sport agonistico, lo sport competitivo, con delle passeggiate ludico-motorie aperte a tutti. La corsa dei diritti, questo lo slogan scelto per l'edizione numero 38 di Vivi Città, consueta festa di sport per migliaia di partecipanti. 35.000 volte grazie, perché 35.000 sono state le persone, cittadine e cittadini di ogni età che oggi hanno partecipato alla 38esima edizione di Vivi Città. Ancora una volta appunto abbiamo corso, abbiamo camminato, quest'anno in 34 città, in centri urbani e non solo, per i diritti. Dalla pace alla sostenibilità ambientale. Veramente grazie, grazie ancora una volta. Il popolo di Vivi Città ha dimostrato il valore dello sport sociale e per tutti. Avanti così in quella che sarà una grandissima primavera di sport veramente per tutte e per tutti.